Allora, c'è stato un momento storico, negli anni 70, per cui, nei quali la gente, le persone, quelli che noi chiamavamo compagni, e poi avevamo sbagliato forse, perché 70.000, 80.000 a Milano con le bandiere rosse che andavano in giro tutti i sabati, era una contraddizione, visto che adesso il 70% dei milanesi vota Forza Italia, c'è una specie di contraddizione. O non erano compagni allora, o quelli di Forza Italia sono degli infiltrati, come diceva, ci sono i compagni infiltrati in Forza Italia che fanno intrismo, può anche essere, Io voglio dire, può succedere tutto nella vita, magari è così. Trotsky diceva, inseritevi, poi adesso io non ci credo proprio, anche se in gioventù Trotsky mi piaceva. Però allora voglio dire, io parlo per me stesso, io fino a che non c'è stato la prima volta che ho visto Piazza del Duomo è stato durante la manifestazione per Battipaglia, che è stato il primo grosso scontro di piazza dopo la morte del povero Ardizzone del 64. Io vidi Piazza del Duomo quando avevo 17 anni. Questo era la Milano. Milano è come Bologna, non è mica come Roma. È una piccola città. Ci sono, credo che il diametro tra le due periferie più lontane siano 11 chilometri. Eppure io vidi Piazza del Duomo quando avevo 17 anni. Cosa credete che volessi io e gli altri? Far la rivoluzione? No, io sapevo benissimo che la rivoluzione non ci sarebbe stata. Ci sarebbe stata. Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68. Io non rinnego nulla. Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento. Innocenti non era, ma ci mancherebbe altro. Ma nessuno di noi voleva andare all'innocenti. A morire all'innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocente, hai capito? Nella tua logica, hai capito? Questo è il Casoretto. Forse aveva ragione il movimento studentesco. Noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare all'innocenti, io non sono comunista.